Notate, andando avanti nei due libri dei re, ogni tanto si trovano dei capitoli nei quali si fanno degli accenni, perché ogni re di solito mezza pagina, quando ne tanti, per cui non è che si racconta la storia di quel re, la vita di quel re, si ricorda un episodio o l'altro, un fatto o l'altro. Anche perché ricordiamo sempre, lo scopo di questi libri non è far la storia di quegli anni, è capire in che modo Dio era presente nonostante il popolo di Dio fosse quel che era. E ricordarlo, cercare di capirlo, non per consolarsi del passato o piangere sul passato, ma per cercare di vivere il presente, perché che conto l'è che noi siamo qui a pensare a quelle cose successe 2700-2800 anni fa, ma perché ci interessa vivere la fede oggi, perché in quei fatti Dio ci dice qualcosa che riguarda il nostro oggi. Questo è importante che sia sempre chiaro, altrimenti faremo archeologia e chi se ne frega dell'archeologia? Per carità, è importantissimo, è una branchia, è bene che qualcuno si metta sulla vita, che si trova anche il sistema per vivere, per sbarcare le nare, oltretutto. Però, se poi non c'è l'applicazione oggi, resta ieri. È vero per tutto, è vero anche per la Bibbia. Può restare ieri, restare qua. La vita, un'altra roba. Se... Fare il presente, l'oggi. È quello che dicevo, ci interessa l'oggi. Sono Paolo e Corinzi. E me per sempre, A che si sia di Arudo? È quello che ci si vuole abituare a fare, esatto. Portare a noi oggi. Esatto, se no resta. Lo so, è perché che lo dite? Ho capito, ma se me l'oggi non lo dico sempre, Sì, è vero. Ricordiamo sempre, sono importanti tutti e due i passaggi. Se vi ricordate qual è la prima domanda che noi dobbiamo porci quando prendiamo in mano la parola di Dio? Davanti a ogni pagina, a ogni frase, a ogni affermazione? No, quella è la seconda, la prima. Bravo! Chi ha scritto questa pagina con queste parole cosa voleva dire? Cosa dice il testo insieme a quell'altro? Ma perché si sono interessati di questo problema e non di un altro, magari? Cioè, cos'è che li ha spinti a interessarsi di questo problema? Perché appunto queste mezze pagine, la vita di un re, ti ricordano una cosa o l'altra. Ma perché che le lei mie altre? C'è un perché. Quindi questo è la prima. Anche per non far dire alla Bibbia quello che vogliamo noi, quello che piacerebbe a noi, quello che fa comodo a noi, quello che è utile per noi, per i nostri progetti, per i nostri scopi, eccetera. Quindi far dire alla Bibbia quello che vuol dire. Quindi cosa volevano dire con queste parole? Questa è la prima domanda da non scappare mai. Non scappare mai. Allora lei non ricorda più il primo incontro di 2 anni fa. Cos'è che abbiamo detto? Che la fedeltà degli scrittori non riguarda tanto la scrupolosità di ricostruire i pezzi di appoggio. Io posso dire questo perché ho trovato il documento che parla di questo, di questo, di questo. Non è quella la loro preoccupazione. In base ai ricordi, alcune volte scritti, perché si accenna spesso e volentieri agli annali dei re, eccetera, tutti i libri che noi non abbiamo più, se li accenna qui. Sappiamo che comincia in questi secoli qua, è cominciato con Salomone, una ricerca che dava origine a sua volta a dei documenti scritti di riflessione sul senso dell'esodo, sul senso della presenza di Dio, sul significato di un fatto, l'altro, quell'altro, quell'altro ancora. Quindi un ricostruire la storia cercando di fissare i termini del problema, i fatti in sé, e poi tirarci fuori l'utile per chi rifletteva, per chi scriveva allora. Questo è cominciato già all'epoca di Salomone. Continuerà dopo di lui a Gerusalemme e comincerà a un certo punto anche a Samaria, nel Regno del Nord, e continuerà fino più o meno alla venuta di Cristo, che riprenderà con la Chiesa per il primo secolo, finché saranno vivi testimoni oculari. Ma lo scopo, quella che è per loro la preoccupazione fondamentale, noi cristiani, noi cattolici in particolare, l'abbiamo recuperato non molto tempo fa, non vuol dire 2 o 3 anni, 50, 60, 70 anni, ma mia età per comunque, da quando si è scoperto, si è saputo, scoperto di saputo, perché gli ebrei che sempre stati che a può avessi ieri, loro tre, che quelli che noi abbiamo sempre chiamato e continuiamo a chiamare libri storici, gli ebrei li chiamano libri profetici. Perché? Da lì è saltata fuori quella che era la loro preoccupazione fondamentale, quindi la fedeltà al trasmettere nel modo giusto. Dire profetici vuol dire che quei fatti ti parlano, ci parlano di Dio. Di come Dio è presente, di quello che Dio fa, di come Dio vive. Se possiamo vivere, è parole umane che stiamo, cerchiamo di capirci.
per capire come Dio vive quei fatti, come li ha vissuti, come li ha presenti davanti a sé, come ha reagito a quei fatti. Per cui la preoccupazione profonda, più che quella di ricostruire i fatti, quella se la sono sempre tramandata a voce di generazione, e la loro è una cultura soprattutto orale, e noi manco ci immaginiamo cosa vuol dire vivere in una cultura orale, la capacità di memorizzazione che c'è in quelle culture, noi ce la sogniamo. C'era in Italia, e fino a 70-80 anni fa c'era ancora, qualcuno almeno, che sapeva ripetere un quarto d'ora, 20 minuti di quel che aveva sentito, parola per parola. Non avevano altri mezzi per sapere qualcosa, l'unica era ascoltare e tenere a mente quello che avevano ascoltato. Fin da piccoli si esercitavano e venivano esercitati proprio in questa attenzione, in questa capacità di concentrazione, di ascolto, che noi nella nostra società abbiamo perso completamente, perché abbiamo i libri, espoga il registro d'uscita, registra, perciò se anche scappo argoto sente dopo, e con la scusa che già posso sempre riavere il testo scritto o riascoltarmi la registrazione, si perde tutto. Noi viviamo in una società dove ogni minuto ti arrivano almeno 10.000 input diversi. Loro vivevano in una società dove una novità ogni 60 anni era qualcosa che riempiva l'aria di notizie per una generazione. Era un altro mondo. Questo per dire che tradizione orale non vuol dire aleatoria. Era l'unico modo che avevano di trasmettere di una generazione con l'altra quel che sapevano. La conoscenza, i valori, i parametri di giudizio, tutto. I profeti stessi fino a questo punto, nessuno ha scritto una parola. Magari avessero scritto qualche cosa, ma non c'era ancora questo bisogno. I profeti scrittori verranno quando percepiranno, o il Padre Eterno li spingerà a la visione di fede, la visione storica, diciamo, a mettere nero su bianco per non perdere il ricordo. Perché infatti il succedersi dei sommovimenti politici in particolare portavano spesso a ribaltamenti di situazioni, tipo quello che è successo in Europa tra il 400 d.C. e il 1100. Chi è vissuto in quei secoli? Se non ci fossero stati i monasteri dei Benedettini, che sono riusciti tutto sommato a conservare qualche cosa, noi oggi saremmo a bocca asciutta, non sapremmo neanche chi siamo. Perché lì che impediva la trasmissione era il ribaltamento della situazione, con massacri, con distruzioni che noi manco ci sogniamo, e che veniva uno dopo l'altra a distanza di pochi decenni, per cui non c'era il tempo di sedimentare le cose. Ecco, Israele qualche secolo ha avuto il tempo di sedimentare. I 400 anni passati in Egitto, i 40 anni passati fermi in un posto nel deserto durante l'esodo, i 400-500 anni fermi in Palestina prima che tutto venisse ribaltato, ha permesso pian piano di cominciare, poi quando arriva il momento, a mettere nero su bianco. Non so se ho risposto alla sua domanda. Grazie.